Buona serata, appuntamento con l'aperitivo su Telesondre News venerdì sera. Buonasera, sono Fausto Molinari. Siamo in giro a fare una domanda particolare. Abbiamo scoperto che l'accento più sexy al mondo è stato stabilito non sia l'italiano che è al terzo posto, non il francese che è al secondo, ma l'inglese. Quindi corriamo ai ripari. Ecco qua, 100 parole in inglese. Parto da qui, forse poi riesco a diventare sexy. No, volevo farvi una domanda, ma stavi dicendo... Non ti mangia, di... Posso fartela? Posso disturbarti da loro? Sì, di che cosa parliamo? Di TSN, Sondrio, sì. Telesondrio News. Sì. Niente di eccezionale, siamo l'aperitivo, un programma dove facciamo delle domande semplicissime. Sì. Io ho scoperto, leggendo in internet, che gli accenti più sexy sono quelli inglesi, francesi e italiani, i primi tre. Sì. Quanto è importante per una donna l'approccio con un uomo, come parla? Come si racconta? È importante questa cosa o no? Ma certo, secondo me sì. Sì? Sì. Cioè, come parla un uomo, l'accento che ha fa guadagnare punti? No, cioè, non l'accento. L'accento no. L'accento no. È il sistema che si pone. Come si pone con una donna, come si presenta, come si... Quindi non è solo l'accento, non è solo la voce, ma cosa dice in questo caso? Cosa dice? La testa. L'intelligenza dell'uomo. Perché ovviamente la prima cosa che attira è la bellezza, anche in un uomo, una donna, la stessa cosa, la prima cosa che uno guarda è quella, cioè. No, io poi non, dopo, no, io guardo soprattutto la delicatezza. Quello però bisogna avvicinarlo per scoprire la delicatezza. Ah, ma lei si intende dall'inizio proprio. A vista, a vista. A vista la prima cosa che attira è quella. Allora sì, a vista sì. Purtroppo quello che conta, sì. Poi dopo vabbè ci avviciniamo. Come c'è però... il fascino. Vince sulla distanza chi è un po' più, ha un po' di testa, riesce a chiacchierare. Certo, sì. Cioè, riuscire a chiacchierare, sì. Questo è l'importante? Sì, 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 sì. Quindi sì, sicuramente sì. Io finora mi chiedevo, l'accento più sexy l'inglese, secondo lei? No. No. L'italiano invece è terzo? Bello l'italiano. Mettiamolo al primo posto. Sì. Perfetto, grazie, buona giornata. Arrivederci, buona giornata a voi. In giro con i patti, non fa freddino con i monopattini? Fa abbastanza freddo. Però voi, eroi... Sì, per forza. Ah, sei tu che lo stai spostando? No, pensavo stesse cadendo, ho preso un colpo, l'ho spinto io. Io sono in giro a fare una domanda strana, nel senso, l'accento quando uno parla l'inglese è il più sexy al mondo, hanno detto. Secondo te? Sì. L'inglese è sexy? Cioè, se tu incontri una ragazza inglese con la cadenza inglese, piace come parla? Sì, certo, sì. Diciamo di sì. Al secondo posto i francesi? Secondo me dovrebbero essere i francesi al primo posto. Vedi, il francese è più sexy. Vedi, lui è uno che secondo me la s'allunga. Lui la s'allunga sulle donne francesi che con quel modo di parlare... Sono un po' più sexy, ti attraiscono di più. Vedi, hanno quel modo di parlare morbido, dolce. Infatti appena sento una ragazza che parla francese... Mi si riadrizzano i pelli, diciamo. Dai! Cioè, vedi, terzo l'italiano. Le ragazze italiane come sono? Sì, sono... Anche le ragazze italiane sono sexy, però tra il francese e l'italiano preferirei il francese. Il francese, sì. Cosa deve avere una ragazza di particolare quando parla che ti attiri? Proprio il primo incontro con una ragazza. Basta saper parlare bene e girare bene intorno alle parole. Perché alla fine, se tu parli con una persona e te ne accorgi che non hai niente di cui parlare, è inutile anche provarci. Anche se l'accento è sexy... Se l'accento è sexy, poi non arriva nulla di concreto dietro, qualcosa di... Non ti dirà più, sì. Anche per te è così? Cioè, sì, più o meno. Deve esserci qualcosa, non basta l'accento sexy. Secondo te, qual è l'accento più sexy? Per me è inglese. L'inglese? Tu rimani sull'inglese? Io rimango. Tu incontri una ragazza inglese, ti... Sì. Ti fa brividi come lui. Sì, diciamo di sì. Va bene, ragazzi. Allora, buona giornata. Grazie. Buon giro con i pattini. Però e buon divertimento. Freddo. Grazie. Ciao. A voi. Buongiorno. So che voi... Siamo qua davanti, voi fate consegne a domicilio. Esatto. Quindi siete indispensabili in questo periodo. Ma sì, diciamo direi di sì. Chi ha fame e non ha voglia di farsi da mangiare. Siamo una buona alternativa, dai. Siete un'alternativa e l'unica quasi. Ma comunque, allora, parliamo di... Io sono in giro a fare una domanda. Ho scoperto su internet che l'accento più sexy al mondo è stato stabilito che è l'inglese. Secondo il francese, il terzo l'italiano. Mi chiedevo, voi nelle vostre consegne...
Sì. Avete mai incontrato una straniera con un accento particolare che magari ti ha pigliato bene? Ma diciamo che quando siamo in consegna è poco il tempo per soffermarsi sull'accento delle persone. Cioè, visto che il viso adesso è coperto, bisogna fantasticare, dai. Fantasticare, diciamo. L'accento potrebbe aiutare. Diciamo che il primo è sicuramente il valtellinese, dai. Il dialetto valtellinese ha un fascino inconfondibile. Fascino, sono d'accordo con te. Sexy è quella cosa che forse non gli si avvicina tantissimo. Ma dipende dai gusti, dai, diciamo, non ci schieriamo qua, siamo in Valtellina, dobbiamo per forza... Quindi tu dici che se una ragazza ti apre la porta, stai consegnando, ha questo accento valtellinese... Per forza, no? A te garba! È l'unica cosa che importa in consegna, parlare con un bel accento valtellinese. Quindi se io ti dicessi, tu dimmi una frase in dialetto valtellinese, quando consegni... Sai che caschi un po' male, io sono una... Di dove sei originario? Io sono valtellinese, ho origini pugliesi, ma ho sempre vissuto qua, però il dialetto non l'ho mai assimilato. Ma una frasettina, no, nulla, proprio niente. No, vacio a Pairat, cos'è? È milanese? No, un po' milanese quello. Cosa vacio a Pairat è milanese. Mula basta schiva i sass, sempre milanese. Non lo so, quello è valtellinese? Vedi che tu qualcosa hai imparato. Come l'hai detto, ripeto così lo imparo anch'io. Vula basse schiva i sass. Ok, va bene, fra la polvere e le piastrelle già volare praticamente. No, esatto. Mi chiedevo anche, ma secondo te, davvero, quanto è importante l'approccio con un uomo o una donna, l'accento e il modo di parlare? Diciamo che è sicuramente una parte molto importante, avendo Yugen a disposizione punto sempre sul cibo, quindi anche se sto zitto parlano i piatti, dai, posso un po' di pubblicità. Lui ha risposto all'inverso, ha detto come fa a conquistare le donne, fai parlare i piatti. Faccio parlare i piatti. Cucinati dai ragazzi, perché io non so cucinare, lo ammetto. Quindi sfrutti i ragazzi, esatto. per portarti a casa le ragazze. Tanto vai in TV, non lo guardano. La mia ragazza è la sorella di un cuoco, quindi meglio non dire niente. Ormai sono accasato, non c'è più niente da fare. Quindi lo facevo una volta, tanti anni esatto, fa, tantissimo. Con un altro cuoco. non con tuo cognato. Vabbè, insomma, quella cosa lì. Quindi tu dici che... Qual è il piatto migliore per presentarsi e conquistare una donna? Dai, buttane lì uno. Guarda, visto che oggi è venerdì, Black Friday, in occasione di Black Friday abbiamo lanciato il Friday, ovvero il venerdì sera del fritto, non posso che dire il burger col polipo, l'Octopus Burger, vai sul sicuro. Quella cosa lì che non ho capito bene, però sembra buona. È una c'è bomba, il polipo. Una bomba, davvero. Io adoro. Va bene, grazie. Per conquistare le ragazze, date retta a lui. Burger. Octopus Burger. Burger, quello lì. Va da Dio. La mamma. Stavi telefonando o ti abbiamo disturbato? Allora, la figlia ha detto la mamma perché è poco coraggiosa la figlia, in questo caso. Allora, la domanda è, hanno stabilito che l'accento più sexy al mondo sia l'inglese, il secondo posto il francese e il terzo l'italiano. È d'accordo in questa cosa o no? No, penso che l'Italia è prima. L'Italia è prima? Io penso così. Tu di dove sei innanzitutto? Da Romania. Ecco perché. Ti lasciavo rispondere al telefono. Comunque gli italiani... No, in Italia sì, sono belle le donne. Sono mantenuti bene rispetto a un altro. Io vedo così. Perfetto. Ti ringrazio. Buona giornata. Ciao. Oggi è appuntamento con l'aperitivo un attimino più corto. Adesso il lockdown ci fa incontrare poca gente in giro per la città di Sondra. Abbiamo incontrato la bandiera e ci siamo fermati a pensare. Ma questo negozio... deve rimanere aperto o chiuso con il lockdown? Secondo voi